Siamo davanti a un'opera di Gerolamo Induno realizzata nel 1857 e intitolata La battaglia della Cernaia. Gerolamo Induno fu un pittore soldato, partecipò alle varie vicende risorgimentali, tra cui la guerra di Crimea, in cui l'esercito piemontese combatté a fianco di Francia e Inghilterra contro la Russia. Proprio in Crimea, le vicende che Induno documenterà in disegni e bozzetti saranno oggetto delle prime fotografie di guerra da parte di Roger Fenton, al seguito dell'esercito inglese. L'opera in esame viene considerata la prima opera risorgimentale di grandi dimensioni. Stiamo parlando di un quadro di quasi 5 metri di lunghezza. L'opera appare divisa in due parti. La parte superiore è dominata dal vasto cielo rosato, quella inferiore dal campo di battaglia. La particolarità dell'opera è che la guerra non viene rappresentata in primo piano, ma sullo sfondo, sulle sponde del fiume Cernaia. In primo piano troviamo il generale La Marmora a cavallo, che osserva il suo esercito che combatte lontano. Sulla sinistra un episodio che sembra quasi estrapolato da una scena di genere. Un cappellano militare, assistito da due suore della carità, sta dando l'estrema unzione a un soldato russo. Quello che Gerolamo Induno vuole mettere in luce non è l'eroicità della guerra, quanto più l'umanità, il sangue versato dai soldati di cui non conosciamo nemmeno il volto, ma soprattutto l'unione di vinti e vincitori in un momento drammatico come la morte.